Dal punzone al raggio laser, quali sono le protezioni per il consumatore e le opportunità per l'export delle imprese ORF italiane? Ritengo che questa sia una bella innovazione perché possa permettere da una parte di poter avere dei marchi apposti in maniera più veloce sui prodotti, dall'altra parte in maniera più sicura e anche con dimensioni molto ridotte, perché la marcatura laser è molto più precisa rispetto a quella che potrebbe essere con produzione tradizionale. Quindi ritengo sia una bella innovazione che come Camere abbiamo offerto al mondo degli orafi. Si tratta di un processo che agisce tramite chiavetta USB, è un sistema innovativo. Sì, certo, diciamo che noi abbiamo l'eccellenza nel nostro sistema camerale, se non c'è che si chiama InfoCamera, e all'interno di questo abbiamo sviluppato un software apposta che può permettere di dialogare con le marcatrici. Ovviamente questo marcatrici laser, ovviamente per poter far funzionare ed evitare che ci siano dei problemi diciamo di falsi, siamo andati ad avere una chiavetta che è una chiave che automaticamente sblocca i programmi, prende il controllo della marcatrice laser e fa partire il programma. Capiamo meglio come funziona il software di questo programma. È tramite questa chiavetta che si va a controllare le macchine di qualsiasi produttore. I produttori software hanno adattato le loro macchine a questo tipo di controllo per poter garantire che queste macchine funzionino solo estraendo dalla chiavetta, quindi una chiavetta USB che ha all'interno in maniera codificata e protetta da una password il marchio. Come funziona concretamente il software una volta che viene inserito nel macchinario? Il software richiede all'operatore di digitare un codice segreto, un PIN che solo lui ha. A quel punto viene estratta dalla chiavetta il marchio in più dimensioni, perché con il laser si riesce a fare delle incisioni veramente piccolissime, e a quel punto l'operatore gestisce la normale apparecchiatura laser, però garantendo che il logo e il marchio vengano sempre estratte dalla chiavetta, dove viene sempre custodito. Una volta che la macchina ha finito di stampare, e togliendo la chiavetta viene riprotetto e tenuto ovviamente in cassaforte, o dove l'impresa decide di tenerlo, il suo marchio e i suoi marchi. Quali sono i risultati del lavoro? È un'incisione ovviamente in dimensioni anche piccolissime, non è fatta ovviamente a pressione, ma è fatta tramite laser, mentre la marcatura tradizionale veniva fatta con un punzone e con un martello che incideva il marchio del punzone sul metallo, e ovviamente con il laser adesso si riesce ad arrivare a dimensioni veramente micro, che addirittura si possono leggere solo con delle lenti.